Diotima, l'amore è un gran Dio, un Dio buono, buono e bello. No, l'amore non è bello, l'amore non è buono. Che vuoi dire, Diotima? Sarebbe forse cattivo, ci farà del male. Non è né bello né buono. L'amore va oltre l'essere cattivo e il farci del male. No, l'amore è tra le due cose, non è né bello né brutto, non è né buono né cattivo. Eppure tutti riconoscono che l'amore è un gran Dio. Un gran Dio. Nessuno sosterrà mai che sia un gran Dio. Soprattutto noi due. Spiegami, Diotima, non capisco. Se l'amore fosse un Dio, sarebbe il più felice di tutti gli dèi, in possesso di tutti i beni del mondo. Ora, l'amore non possiede né il bello né il buono. L'amore può solo desiderare il bello e il buono. L'amore è dunque un uomo come noi, un mortale? No, niente affatto. È un potente demone, un grande e benefico demone. L'amore un demone benefico, ma quale facoltà possiede? L'amore è il messaggero tra gli dèi e gli uomini, ma l'amore è anche una forza cosmica, ne colma il distacco e unisce l'universo a se stesso. Ma dimmi, Diotima, da chi nasce l'amore? Chi l'ha generato? È una lunga storia, Socrate. Ascolta. Il giorno in cui nacque Afrodite, dea della bellezza, gli dèi festeggiarono con un banchetto. A quel banchetto partecipò il dio Ingegno, figlio della saggezza. Egli beve nettare in abbondanza. Il vino non esisteva ancora. Poi si allontanò ed entrò nel giardino di Zeus. E là, offuscato dall'ebbrezza, si sdraiò e si addormentò. Sì, ma la dea Indigenza era sulla porta. Stava aspettando che il banchetto finisse per poterne mendicare gli avanzi. Quando ella scorse il dio dormiente ed ebro, le venne l'idea che lei, dea della privazione, potesse avere un figlio da Ingegno. Si stese al suo fianco e subito rimase incinta di amore. Ed ecco perché amore, che fu concepito il giorno in cui venne al mondo Afrodite, è per sua natura amante del bello. Amore è inoltre figlio della povertà e perciò resterà povero in eterno. E non è certo né delicato né bello come comunemente si crede. No. Amore è scarno, aspro, scalzo. Amore non ha casa alcuna. Dorme per terra, davanti alle porte, al bordo delle strade. Ma, dato che Ingegno è il padre di amore, è anche pieno di coraggio, sempre allerta, ed è un meraviglioso cacciatore. E c'è di più. È sempre bramoso di pensieri. Amore è sempre filosofo, magliardo o sofista. Nello stesso giorno può essere esuberante di vita, e poi morire. Amore può conquistare ogni cosa. Può consumare tutto, ma invano, perché tutto ciò che conquista gli sfugge sempre fra le dita. E così amore non possiede mai niente. Ma dimmi, Diotima, perché dici che l'amore è filosofo? Perché la saggezza è la cosa più grande e più bella. E l'amore non può, per sua natura, amare altro che il bello. Ecco perché l'amore è filosofo. È il desiderio di sapienza tra suo padre, dio di sapere e di ingegno, e sua madre, ignorante e povera. Tu credi che amore sia bello e buono, delicato, perfetto, mirabile. Tu intendi che amore sia l'oggetto amato. Ma no. Amore non è nient'altro che il soggetto amante. È il desiderio assoluto del bello, sempre impaziente, avido. Senza tregua, privo di bellezza e di grazia. Rispondimi, straniera, tu che fai discorsi così belli, quale utile reca agli uomini l'amore? Non desiderano forse tutti gli uomini la felicità e la bellezza? Questo desiderio è la forza dell'amore, potente, astuto, seduttore. Ogni aspirazione al bene meriterebbe il nome di amore. Ma i veri amanti cosa desiderano? Si è supposto talvolta che ciò che essi amano è se stessi, la metà da cui sono separati,
per nostalgia del tutto che formavano un tempo con lei. Ma non è affatto vero. Gli uomini non amano se stessi, non a questo punto almeno. Guarda come sono pronti a farsi tagliare le mani o i piedi quando credono che ciò possa salvar loro la vita. Il desiderio più vero degli uomini a questo mondo è quello del bene. Ma questa passione, questo ardore di possesso del bene, quale finalità deve produrre? La finalità dell'amore, Socrate, è la procreazione. È fecondare nella bellezza sia il corpo che l'anima. Non esiste un essere umano, Socrate, che non provi il desiderio di procreare col corpo come con l'anima. C'è un momento nella vita in cui la nostra natura sente il desiderio di generare. Ma questa fecondazione non è possibile se non nella bellezza. L'unione dell'uomo e della donna è una creazione nella bellezza che contiene qualcosa di divino. Quando l'essere, bramoso di concepire, s'accosta alla bellezza, sente un appagamento delizioso e tutto fiorisce. Egli genera e crea. Ma se si accosta alla bruttezza, diventa cupo e triste. Si distoglie e si ritrae in se stesso. Si sente impotente, incapace di concepire. Fare un figlio, Socrate, è la sola maniera con la quale l'essere umano possa accedere all'immortalità. Guarda, Socrate, la forza terribile del desiderio che tutte le bestie provano quando vogliono generare. Esse sono soggiogate dall'impeto dell'amore e sarebbero pronte a morire per unirsi l'una all'altra. Ciò che le spinge è l'ardente desiderio di perpetuare la specie, di lasciare sopravvivere un essere nuovo al posto del vecchio. Non stupirti se gli uomini prediligono così tanto il figlio nato dalla loro carne. È la loro stessa immortalità che essi hanno. Diotima! Diotima! Tu conosci anche, Socrate, l'ambizione degli uomini. Diotima! Pensi dunque che Alcesti sarebbe morta al posto del suo sposo? O che Achille, senza esitare, avrebbe voluto vendicare a prezzo della sua stessa morte il suo amico Patroclo, se non avessero pensato che così facendo avrebbero ottenuto l'immortalità? Ma sappi che certi uomini sentono in se stessi un altro istinto creatore ancora più grande di quello del corpo. È quell'impulso dell'anima che genera il pensiero, la poesia e la più bella delle virtù, la giustizia. Quando arriva il momento, l'uomo innamorato sente il desiderio di procreare ed è attratto subito dai corpi più belli. Al contatto con l'essere amato si sente tutto pieno di risorse e si scioglie in parole. Ed è così che comincia a educare il suo amato e genera con lui tutto ciò di cui si sente fecondo da molto tempo. E dunque è ovvio che tali amanti siano legati da una incomparabile intimità, infinitamente più stretta di quella che lega un padre e una madre, perché hanno la comune gioia dei figli più belli e imperituri. Dei figli mortali. Voglio mostrarti, Socrate, i misteri dell'amore. L'iniziazione perfetta d'amore e la sua rivelazione. Non so se sarebbero alla tua portata, ma non importa, te ne parlerò a fondo e col medesimo fervore. Ascolta, cercherai al principio i corpi più belli, che ispirano le più belle parole a tutti gli amanti. Però, vedi, ti renderai conto presto che la bellezza esterna di un corpo è uguale alla bellezza esterna di un altro corpo. Ti eserciterai, dunque, ad amare la bellezza nella sua totalità. Ti eserciterai a trovare tutti i corpi belli e a calmare l'eccessivo desiderio per un solo corpo.
Infine, scoprirai che la bellezza delle anime è più preziosa di quella dei corpi. E capirai una volta di più che nel corpo, nell'anima e nelle leggi vive la stessa forma di bellezza. Conoscerai così la bellezza della saggezza, contemplando senza tregua il grande oceano della bellezza, liberato al fine da una vile schiavitù, sentirai nascere nel tuo animo i discorsi più magnifici e nobili e un'insaziabile passione di conoscere. E quando la tua anima avrà fatto della bellezza la sua ragione di vita, allora scoprirai una cosa meravigliosa, la conoscenza del bello. Quando, con una giusta concezione dell'amore per la gioventù, avrai contemplato le molteplici forme della bellezza, allora sarai quasi al termine dell'iniziazione. Allora contemplerai la bellezza eterna, senza nascita e senza morte, una bellezza assoluta che non si altera mai. Ecco il momento della vita che vale d'essere vissuto. Se ti sarà dato un giorno di contemplare la pura bellezza, non sarà assolutamente comparabile con la grazia di quei giovani corpi che oggi ti fanno andare fuori di testa. Puoi immaginarti i sentimenti dell'uomo che scoprirà una bellezza affrancata dalla carne, dai colori e dal fascino della vita mortale. Colui che farà figli nella bellezza dell'anima sarà l'amico degli dèi. Per accedere a un tal dono, la miglior guida è l'amore.